Complice il clima estivo, il Moon Day è stato ampiamente celebrato con eventi di ogni genere a 50 anni dal primo passo umano sul satellite. Con un gustoso articolo su Bologna 7 di domenica scorsa, il nostro storico Giampaolo Venturi è andato a sfogliare i giornali di 50 anni fa, perché in quell'estate del 69 non si parlava solo di Luna. Il viaggio verso la Luna non era la prima ed unica notizia. In Italia le cronache segnalano la crisi del governo Rumor, il 23esimo della storia repubblicana, causata dalla spaccatura in casa socialista tra Partito Socialista Unitario e Partito Socialista Italiano, con profonde ripercussioni sindacali. Venturi scopre una specie di coincidenza anche nel mondo della scuola, perché nel luglio del 69, proprio come nel 2019, gli studenti dovettero misurarsi con la riforma dell'esame di maturità. Le cronache ecclesiali segnalano anche un'importante assemblea dell'Episcopato Europeo a Coira su un tema, l'identità e la missione del prete, riguardo al quale l'allora arcivescovo Antonio Poma, che era anche presidente della CEI, scrisse una lunga riflessione. In Vietnam comincia la smobilitazione dei Marines americani. Avvenire dedicava ampi spazi di approfondimento alle scelte politiche di Nyerere, il padre fondatore della moderna Tanzania, confermando una radicata tradizione della stampa cattolica alle notizie dal mondo. In casa cattolica si registra la svolta delle ACLI, che proclamano per la prima volta il principio del libero voto da parte dei membri di un'associazione cattolica, allontanandosi politicamente dalla Democrazia Cristiana. Si cominciava a discutere della possibilità per i cittadini di eleggere direttamente il sindaco, mentre in ambito sportivo si registra la lotta tra Eddy Merckx e Felice Gimondi al Tour de France. Ma dopo l'euforia dell'allunaggio, che tenne il mondo incollato alla TV per una notte intera, le cronache furono assorbite dallo scandalo di Chappaqui Dick, l'incidente stradale in cui Ted Kennedy causò la morte di una 28enne per poi fuggire senza soccorso, la scelta da parte di Franco in Spagna di far sedere sul trono di Madrid re Juan Carlos I e il viaggio di Paolo VI in Uganda, il primo di un papa nell'Africa nera. Corsi e ricorsi di una storia che corre veloce, ma che resta in fondo sempre la stessa, sotto lo sguardo della Luna.